presidente della regione toscana Eugenio Giani ha scritto una lettera al ministro dell'economia Roberto Gualtieri chiedendo un incontro sul futuro di Banca MPS, esprimendo preoccupazione per quanto riguarda la prospettata riprivatizzazione della banca e la dismissione delle quote detenute dal tesoro, anche perché con l'emergenza sanitaria in corso potrebbe avere un impatto negativo sulla vita economico-sociale della Toscana. Nei conti a prima vista c'è tutto il carico del contenzioso, delle sofferenze, però vediamo anche che è una realtà bancaria, a mio giudizio, strutturalmente sana. E proprio per questo a me sembra oggettivo, il fatto di poter prorogare, sospendere per me un paio d'anni almeno quello che sono i progetti, di possibile vendita o di fusione o di incorporazione, perché i riflessi sul piano dell'occupazione in un momento come questo sarebbero davvero drammatici e come Presidente della Regione non posso astenermi da non sollevare questa attenzione. Il presidente Giani, durante la conferenza stampa, ha sottolineato l'importanza di MPS per la Toscana. Per la Toscana il Monte dei Paschi è una realtà fondamentale perché è dal 1472 che si costituisce a Siena e rappresenta oggi una realtà economica importantissima dove migliaia di persone lavorano, danno il loro contributo e con l'acquisto da parte dello Stato delle quote che consentono di mantenere la banca operativa, e con prospettive rispetto a quello che era stato il percorso precedente, indubbiamente si è messo in campo, una prospettiva che sta dando anche dei risultati, perché vediamo che le maestranze, il management, la nuova direzione del Monte dei Paschi sta portando dei risultati. Secondo il governatore, sulla questione MPS serve un percorso concertato con il Ministero e un dialogo anche con le istituzioni locali.